Assolutamente, il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, ma tutta l'amministrazione hanno fatto un lavoro straordinario in questo ambito perché hanno dotato una delle località, diciamo, balneari più vicine alle nostre realtà, più frequentate e più bella, di una depurazione veramente all'avanguardia. Quindi superando problemi atavici, problemi che nella depurazione purtroppo vengono un po' da lontano, quindi un bellissimo traguardo e dico io un punto di partenza importante perché l'obiettivo a cui dobbiamo ambire è dotare tutto, io dico, il Parco Nazionale del Cilento di una depurazione efficiente. Stiamo lavorando con Tommaso Pellegrino, che è sensibilissimo a queste tematiche, e ad un protocollo anche con la Regione Campania, affinché ogni comune, ripeto, del parco abbia il suo depuratore. Un problema solo del litorale. Assolutamente no, perché dotare i comuni del litorale di depurazione, non averli all'interno, i comuni dell'interno comunque alla fine sversano a mare, non risolviamo il problema. E siccome noi abbiamo due aree marine protette, abbiamo riconoscimenti unanimi sulla bellezza del nostro mare, allora dobbiamo tutelarlo. E il modo migliore è questo, dotare i paesi di una depurazione efficiente, quindi bene il comune di Ascea. Soffriremo la sete? Beh, no. Guardi, quest'anno mi auguro di no. Non dovremmo soffrirla, perché abbiamo messo in campo una serie di azioni dall'anno scorso a quest'anno che andranno a mitigare le problematiche che esistevano in diversi contesti territoriali. Quindi c'è stata un'azione forte, mirata, per limitare problematiche che esistevano. Due, ha piovuto tanto, per cui il problema non dovremmo averlo. Improvvise rotture possono esserci, queste ad oggi possono rappresentare gli unici, diciamo, motivi di problemi idrici nel periodo estivo.